Il vlog di oggi inizia così, sono le 2:15, facciamo benzina, vado al campo, ci alleniamo, poi passa a Spadano e vi racconteremo strada facendo. Tipo un film cult, ci devi andare una volta ragazzi, a mangiare. Non sapevo niente, mi ha detto vieni alle 4 e un quarto al campo. Infatti sto capendo che non tornerò a casa, quindi dovrò avvertire. Chiama Elena. Hai preparato lo stomachino? E poi che stasera la dieta salta. Ti porto nel cuore di Roma, al Pantheon. Ah! Raccontiamo ai nostri amici. Cos'è il Pantheon? No, lo sapranno cos'è il Pantheon. Andatelo a vedere su Google. È un vlog, oggi vlog. Noi vloghiamo solo con auto di un certo livello. Che potevamo prendere 500. Allora, Spadazza, questa l'hai appena comprata? Questa l'ho appena preso, bisogna far partire il progetto S2000. È una restyling del 2005 ed è la prima volta, signori, che guido un S2000 completamente originale. Non l'ho mai avuta una, ne ho avute 3 o 4, tutte quante elaborate. Però in questo progetto io non vorrei più essere coinvolto come manovalanza pura, perché in realtà vorrei solo guidarla. Ah, ok, come pilota, test driver. Oggi saremmo dovuti andare a Spello in Umbria. Ma lì c'è il lubrifragio, mentre qui, come puoi notare, ragazzi, in questa città c'è sempre il sole. Ecco appunto, va. Le famose ottobrate romane. Ma se siamo a settembre. Le settembrate romane. Le settembrate romane. Ma questa macchina in galleria. Quindi nel progetto la prima cosa è lo scarico subito. Trasmette un po' poco, però è sempre un S2000, eh. Quella nera ci ha colpito per tanti aspetti. Però questa dentro è più bella, è messa perché meglio. Questa è la restyling, è un po' più curata. La prima, la pre-restyling è nuda e cruda, eh. Cioè proprio è vista. Ecco, provo. Oh, c'è Calla che ci venga addosso. Eccoci qua. Subito il cinder, riverniciamo la macchina. Oh, e questa via. Mi piace come cosa. Vedi? Sì, è tenuta meglio, decisamente. Sì, questi freggetti qua con la SS2000. Anche il cruscotto è diverso qui, il quadro è completamente diverso rispetto alla pre-restyling. E come va? Come va? Bene, bene. Si sente che è più giovane, si sente. Le mie sono sempre state 99, 2000, 2001. Si sente che questa è un po' più giovane, sta meglio, sta meglio. Picchio qua. Qua c'è il CONI. Non ci sono paragoni. Università degli Studi di Roma, Foro Italico. Quante volte sei venuto qua a Roma estate a far serate epiche? Ci pensi, io già c'ho fame. Che lo dici? Siamo sul Lungotevere, prossimità zona Prati. Proviamo a richiamare Stefano. Chiama Stefano Gallo. Ok, siamo trasferendo. Ecco Giuda, sta dentro a Sciari. Sciari Vari è un locale dove ho lavorato per 8 anni. DJ Resident, mi occupavo un po' del reparto audio. Come facciamo noi a lavorare 30-40 anni nello stesso settore se non ci piace? Io dico opportunità. È ovvio che a tutti quanti piacerebbe lavorare nel settore dei loro sogni, che può essere chi fa il falegname, gli piace il legno. Come te la crei l'opportunità? Esatto, è quello, studiare il come crearsi l'opportunità. La differenza tra trovarsi l'opportunità e trovarsi una scusa è al limite, bravo. Il succo del vlog è un po' questo. No. Noi non lavoriamo perché dobbiamo, lavoriamo perché sentiamo la necessità di lavorare in quel settore. Metti un po' di musica, va, fammi sentire sto stereo. Anche collegato Bluetooth. Parcheggiamo, prendiamo il taxi. Taxi, vediamo. Certo. Ma scusa, questi non li possiamo prendere? Sì. Appoggia dalle spalle. Ma tu la strada la sai? No. Siamo su via del Corso, ragazzi. Ma senti la presenza! Sono chiappe strette. Uno, due, tre. Eccola. Sai come si frena? Sai come si frena? Scusa. Davanti a noi, ragazzi, c'è. Ah, vuoi pure bere in questa situazione?
bello, eh. Quel locale lì dove ti ho portato, io non puoi capire che serate che ci ho fatto. Mamma mia! Siamo arrivati davanti a Charivari. Stefano! Stefano! Che dici? Ehi ragazzi, come va? Uè, tutto bene, Ciccio! Vuoi fare un giretto al centro? Portaci tu, facci da Cicerone! Quanto sei bella Roma! Guarda il Pantheon, ragazzi, che bello! Io di ragazzi! A reggere qua, tu sta la buca. Piano che mi fai ma- mi faccio male, piano! Ok, enough. Guarda che c'è qui. Abbiamo la stessa marca di occhiali. Durante il solstizio d'estate, a mezzogiorno, si crea un fenomeno astrologico calendariale tipo lo Stone Age, per il quale il fascio di luce che... No. Tra l'altro qui dentro ci sono due tombe, quella di Emanuele II e di Umberto I e quella di Raffaello, quello delle tartarughe ninja. Potremmo anche andare a cena. Prima di cena proporrei gelatone, tagliatela iniziamo da lunedì prossimo. 150 gusti. Prenderò gli stessi tre gusti che prendo da 38 anni tanto. Il gelato è stato quasi digerito ormai perché ci siamo fatti 3 km senza monopattino, non è lo stesso direi. Andiamo a cena da amici e vi portiamo con noi. Tac, multina. Tac, altra multina. Tac, un'altra multina. Vabbè, ma ragazzi, siete proprio rimbambiti. E tac, ecco un'altra, ragazzi. Andiamo, Piazza Cola di Rienzo. Come ti trovi col mono? Molto bene, il mio mezzo di locomozione preferito in città. Sì, sì, bello carico. Bellissimo avervi visto stasera. Non scatta la serata, scatta. Scatta la serata. Dopo questa tequilina mi sento bello riscaldatino. E stiamo andando a mangiare da cacio e pepe. Certo, ammazza quanto siete lenti però con questa macchina. Questo coso sgattaiolo in mezzo a tutte le macchine. Sgattaiolo, per quello lo uso, mica se no andrà in macchina. Non consuma niente questo. Consuma pochissimo, è come un laptop. Sei ecologico. Vabbè, io me lamento. Questa qui è via Avezzana. Avezzana, chiamala come vuoi. E lì sopra c'è casa di D'Alema. PS, qua polizia di Stato? Polizia di Stato. Ci siamo. Sai, io venivo tanti anni fa qua e di solito mi facevo di prima una carbonara, poi magari di secondo mi facevo un'altra carbonara. Però adesso sono passati tanti anni, cominciamo con una carbonara abbondante. Fate una cosa nell'occhio. Voi donnine bevete il vinello rosso freddo. Freddo. Noi ragazzi non c'è l'eclusa e mancanza. Peroncino. Il peroncino, ragazzi. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Ai nostri fan che metteranno like e condivideranno questo video. Per me ci manderanno a cagare. Certo. Sì, ma infatti non si parlava di macchine sul canale, di motori. Vogliamo allargare i nostri orizzonti. Diciamo che secondo me per i nostri fan è anche bello capire chi siamo noi, no? Perché poi ci stiamo anche un po' aprendo come dei libri a loro. Quindi tu sei un libro aperto. Esatto. Scusi, posso chiederle un po' di peperoncino? Non ho le posate. Tieni Gallo, mi no, immolo. No, insisto. Mi immolo. Insisto. Mi immolo. Buona carbonara a tutti, ragazzi. Una volta era buona, ma adesso è... 3, 2, 1... Che dici Luchi? Sta soddisfatto sta carbonara? Io dico che se voleva fare la prova di buttare la pasta può buttare, può portarne un'altra. Complimenti per il lavoro, grande Eugenio. Grande Eugenio. Ciao. Grande, ciao bello. Sei un'invenzione fantastica sto monopattino. Tu ti muovi fregandotene di qualsiasi senso di marcia. Esatto. Dei semafori, delle vecchiette. Non è molto educativo, sta andando nel video questa cosa. Però scusa, comunque te ne freghi. Posso permettermi? C'hai ragione, hai ragione. Parliamo di cose serie. Di carbonara?
dire altre quattro. Gianni, Gianni di Cacio e Pepe, le tue quattro carbonare ci hanno rimbalzato. Ci vogliono come minimo altre quattro carbonare. Minimo. Siete veramente delle gonfiamoci clone. Come delle rane. Dicevo, le carbonare, l'assaggio era buono. Mo ce le porti quattro carbonare come si abbiamo deve. Abbiamo fatto l'assaggio di carbonare. Adesso ci porti una bella carbonare a reale, testa, una grossa. Io so che qui fanno la carbonara reale. Gianni in cese. Dai, carino, ma non è fatto che l'assaggio di carbonara. Oh, ma non è che si chiama Pino e sta pure vogliamo mangiare. Non ho fatto in tempo, ma ho visto dei lampi assurdi, ragazzi. Non è che comincia adesso a piovere? No, Matteo, tranquillo, stasera non piove, vai sereno. Vabbè, ma vedrai che fa due gocce, smette. Tutti in piedi, sotto l'acqua. Oh. Una buona occasione per fare il vento. No, 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 vai, vai. Finalmente una carbonara. Vedi che carino Gianni ci ha fatto fare una carbonara extra. Da Cacio e Pepe, ragazzi, la seconda dose di carbonara è più è spaziale. Buon appetito. Buono. Tanto bello piano però. Vabbè, però dobbiamo finire pure quest'arte. Sei rotto, io adesso mi prendo un po' di questo. Allora se tu mi sfidi io rispondo alla sfida con una forchetta roteante, guarda. Guarda come. Per forchetta roteante sia, però voglio pure il guanciale. Ha smesso, Ha smesso, vedi? Che ti avevo detto? Allora ragazzi, questo piatto è quasi finito, ma non ci tiriamo indietro all'ultimo, vero? Forza Stefano! Sì, proprio come deve essere, sto prendendo a piove. Che meraviglia. Adesso mi sento meglio, sono più sazio. Quasi satollo. Ho mangiato poco ma bene. Satollo si può usare come termine? Com'è, ciao ragazzi, buonanotte. 9 carbonari in 4. 9 carbonari in 4 poco. E meno male che mi ero appena messo a dieta, sì. Pronto scelto, per la palestra. Hai scelto la compagnia sbagliata, Dorisi. Ragazzi, questo video termina qui. Iscrivetevi al canale. Luca, vuoi tornare tu col monopattino che io torno di corsa, faccio una corsetta. Domanda al video. Quanti di voi hanno mangiato 9 carbonari in 4? Vediamo, lasciatelo scritto nei commenti. Per favore. Vabbè, questo è andato a finire male, sta trashata, ragazzi. Non li faremo mai più. Promettiamo che su Officina del Pilota non vedrete mai più contenuti del genere. Li vedrete peggio sicuramente. Dal momento che è subentrato il buon vecchio Carlo. Sono subentrato io, il canale crollerà. Cacio e Pepe. Lui è Gabriel e lui lo conoscete. Spadazza. Spadangelo. Ciao ragazzi, ciao. Ok, 5 minuti e mi defisto. Ma state venendo in centro? Credo ci sia ZTL attiva, occhio. Allora Stefano, il defisting, ci vuoi spiegare allora, cos'è? Per spiegare cosa sia il defisting bisogna innanzitutto spiegare cos'è il fisting. Ma io penso che quasi tutti i follower di Officina del Pilota sappiano perfettamente cos'è un fisting. Perché, insomma, anche tutti, se amano le armi. Il defisting è il contrario del fisting. Sono tutti iscritti a YouPorn, XX Videos, però al nostro canale ancora non si sono iscritti. Ancora non si sono iscritti tutti, iscrivetevi e soprattutto, cioè, perché così almeno ricevete tutti gli aggiornamenti. Esatto. E tutte, io non sono soprattutto sul defisting. Sul defisting.